Anna Lu è alta 1,60 m. Ha lunghi capelli rossi. Sono le 17 del 23 dicembre. Esce per recarsi a un incontro alla chiesa della confraternita. Non ci arriverà mai. Non sono gli eroi positivi che determinano il successo di un'opera, anzi. Perché è il male, il vero motore di un racconto. Conosco questa gente da quando sono nata. Posso giurare sulla buona fede di ognuno di loro. L'ha fatto, non è vero? Professore, lei non ha capito. Questo non è niente. La tempesta deve ancora arrivare. In mezzo a queste montagne credevate di essere al sicuro. Non eravate preparati a convivere con l'incertezza. Eravate convinti che il mostro fosse venuto da fuori. Ma in fondo al vostro cuore nutrivate il sospetto che il male fosse stato sempre in mezzo a voi. Tutto ha un senso, anche il male. Ciao ragazzi, oggi parliamo di alcuni film italiani che vedremo nel 2018. Parto dal 18 gennaio, data in cui uscirà Il Vegetale, con Fabio Rovazzi. Il 25 gennaio tornerà Paolo Virzì con Ella and John, The Laser Seeker, un film drammatico. Sempre dal 25 gennaio vedremo Made in Italy, di Luciano Ligabue. Il 14 febbraio uscirà anche il nuovo film di Gabriele Muccino, L'isola che non c'è, una commedia corale. Sempre dal 14 febbraio vedremo il film di Alessandro Genovesi, Matrimonio italiano, una commedia con Diego Battantuono. Vi segnalo anche Benedetta Follia, una nuova commedia scritta, diretta e interpretata da Carlo Verdone. Torna anche Francesca Archibugi con Gli sdraiati, protagonista Claudio Bisio. Metti la nonna in freezer sarà una commedia con Fabio De Luigi e Miriam Leone. Torna anche Ferzan Özpetek con un thriller, Napoli velata. Paolo Genovese dirigerà Il primo giorno della mia vita e infine vedremo Loro di Paolo Sorrentino con Tony Servillo nei panni di Silvio Berlusconi. Allora, quale aspettate di più? Fatemi sapere nei commenti qui sotto e nella descrizione trovate il link al video con tutti i dettagli, con maggiori dettagli sui film. Ciao da Valeria!